Mister, buonasera. Buonasera. Ma finalmente si ricomincia. Come sta valutando la squadra, lo stato di salute della squadra, soprattutto le prime impressioni sui mobili, lei non si sbottona sulla probabile formazione, però c'è tanta curiosità nel conoscere se saranno in campo forse dall'inizio o meglio in corso d'opera. Sì, vediamo, ora per l'utilizzo vediamo, però l'approccio è stato ottimo, perlomeno come vi ho sempre detto. Sono ragazzi che hanno stimoli, hanno voglia e quindi credo che qui possano trovare le componenti ambientali di gruppo per fare bene, ecco, questo è quello che noi cercavamo e quindi siamo contenti che sia Nunzella che Ragazzo e Comi siano venuti a darci una mano. Il ritmo partita conta o no? Sono ragazzi che comunque non sì, hanno... Questa è sicuramente una delle valutazioni che io anche dovrò fare sull'utilizzo, no? Perché comunque entrambi ultimamente non hanno giocato molto, quindi però io credo che questo sia un gap che possiamo ridurlo velocemente, ecco. Adesso vediamo un attimo, ecco, c'è ancora un po' di tempo per fare valutare. L'altro gap è l'inserimento pieno nei meccanismi della squadra, immagino? Sì, anche se devo dire che sono comunque giocatori, oramai, ecco, è chiaro, non hanno lavorato tantissimo con noi, però entrambi conoscono comunque il sistema di gioco, perché il ragazzo viene comunque da Verona, dove anche lì lavorano con un 4-3-3. Comi ha comunque lavorato lo scorso anno con Dionigi, dove insomma giocavano 3-4-3, quindi io credo che questo non è un problema. Ecco, è chiaro che ci sarà da affinare un po' di intesa sui movimenti, però questo purtroppo ci occorre solo qualche settimana in più. Visto in ottica non solo Brescia, ma proprio per tutto il giro di ritorno, i due acquisti come Ragazzo, che cosa possono dare di più, diciamo, a Lanciano rispetto a questo giro di andata appena concluso? No, ma noi non dobbiamo creare delle attese nei confronti di questi due ragazzi, noi dobbiamo fare riprendere il passo che secondo me noi possiamo e dobbiamo ottenere. Quindi il girone intorno è sempre diverso, è sempre più difficile, perché comunque le squadre che hanno pagato uno scotto iniziale lo pagheranno meno, molte squadre stanno cambiando volto, tanti stanno facendo investimenti importanti. Qualcuno riuscirà, qualcuno magari meno, quindi ci sono, è chiaro, le solite situazioni, però sicuramente è sempre più difficile il girone di ritorno, ecco, quindi perché comunque le squadre hanno trovato tutte una quadratura. Noi dobbiamo, credo, si riparte dopo un lungo stop, e quindi questa è sempre una difficoltà, dobbiamo cercare di far bene. Occorre un risultato contro una squadra importante, una squadra che è cambiata, una squadra che ha perso pochissime partite e che ha giocatori, insomma, è inutile che stiamo qui a elencare le loro individualità. Cercheremo noi con il nostro collettivo, con la nostra compattezza, la nostra voglia di far bene, di mettere in difficoltà questo Brescia. Lei ha sempre detto che nel campionato di Serie B è lungo e ci sono più campionati dentro lo stesso campionato. Se lo dividiamo in due, immagino, o in tre, di solito lei si riferiva a tre spezzoni. Una volta che è terminato il girone di andata, avrete avuto sicuramente modo di vedere con più distacco il cammino fatto, che è sicuramente un ottimo percorso al di là delle aspettative. Se ci sono stati degli errori, quali sono quelli da non ripetere in questo girone di ritorno? Ma guarda, errori, io credo che
noi dobbiamo solo ricordare che questi ragazzi hanno fatto veramente un girone d'andata importante, perché io vedevo ieri il Siena contro la Fiorentina che ha fatto una partita veramente bella e importante. Il Siena, se gli togliamo i punti di penalizzazione, con un attacco che ha segnato non so quante reti, sarebbe un punto sopra di noi, no? Quindi per questo ti dà il senso e il valore del cammino che abbiamo fatto, che i ragazzi hanno fatto fino adesso. Questo non vuol dire che purtroppo quel cammino è passato, c'è da affrontare. Io dico che c'erano tre campionati, perché adesso queste prime 10 partite ti possono dare il, diciamo, segnare il percorso di quelle che saranno le altre 10. Quindi cosa intendo dire? Intendo dire che per una squadra come noi potrebbero essere 10 partite che ti permettano di essere un pochino più sereno, e quindi di affrontare le ultime 10 magari in maniera diversa, oppure ti potrebbero riportare a fare il campionato magari di sofferenza e di difficoltà, che forse era quello che tutti si aspettavano dal Lanciano. Ecco, quindi spetta a noi in questo momento dare continuità di prestazione, ecco, vedere se siamo all'altezza di fare ancora cose importanti. Nelle prossime 10 partite mi sembra di capire, quindi l'obiettivo è raggiungere al più presto la quota 50 punti, quindi conquistare 17 punti per poi tentare nell'ultima parte del campionato di divertirsi. Ma questo io non sono un pessimista, anzi tutt'altro, sono uno che cerco sempre di guardare le cose con grande realtà e con grande onestà. Quindi il nostro obiettivo, che sono i 50 punti, che potrebbero essere i 49 o i 52, perché poi l'obiettivo è un obiettivo aperto, importante, che va conquistato, perché questo è un campionato difficilissimo, perché se io guardo le squadre dietro come si sono attrezzate, come hanno investito ora in questo mercato e come forse lo faranno negli ultimi giorni, penso al Carpi che ha preso forse l'attaccante più importante che c'era nella categoria per magari sperare di poter trovare un piazzamento nei playoff. Quindi ecco, io quando parlo di difficoltà parlo in questo senso, quindi noi dobbiamo fare velocemente questi punti, perché sono quelli che poi ci permettono di magari, come dice la presidentessa, di divertirci, però adesso c'è poco da divertirci, c'è da lavorare tosto, da correre, da andare forte, perché c'è ancora tanta strada. Quindi se è possibile anche prima delle prossime 10 partite bisogna fare questi 17 punti? Io questo non lo so, io so che ora noi incontriamo sicuramente, se pensi, abbiamo già 3 partite difficilissime, intanto arriva il Brescia, che è una squadra che è tutta completamente diversa, sia nell'atteggiamento, nella solidità, rispetto a quella che abbiamo incontrato alla prima di campionato. Quindi sarà una partita difficile, in un campo non insidioso, perché sarà pesante, quindi ci sono tante situazioni da prendere con le molle. Mister, a proposito di da lavorare, e arriva il Brescia, una squadra che magari ha un centrocampo molto forte. Riprendere come ritorno d'esperienza quella partita contro il Carpi, che giocava con 5 centrocampisti, per ripartire, vedere degli errori, anche se il Lanciano statisticamente, anche parlando e vedendo le altre squadre che schierano centrocampo più folto, tipo mi viene in mente Avellino, mi viene in mente Palermo, non è andata in difficoltà, però quella partita col Carpi aveva palesato qualche... Sì, il Carpi secondo me è la partita in cui noi venivamo da un momento non facile, abbiamo trovato il
gol quasi subito, e poi onestamente la squadra secondo me ha perso proprio di energie mentali, no? Sul 2-1 io ho visto la squadra che aveva poco, no? Una questione mentale che... Sì, secondo me non era dal punto di vista tattico. Io credo che la nostra forza, l'ho sempre detto, sono gli attaccanti. È chiaro che gli attaccanti che lavorano in una determinata maniera, perché il calcio, io personalmente preferisco avere un attaccante in più di un centrocampista, però questo non vuol dire che l'attaccante poi nella fase non possesso non debba fare quello che magari può fare un centrocampista. Quindi io per tanto tempo, no, nel momento in cui magari i nostri attaccanti non erano molto prolifici, però io ho sempre tessuto le lodi dei ragazzi perché sapevo che stavano facendo un lavoro importante per la squadra, e quindi quello non lo dobbiamo perdere, ecco. Indipendentemente poi se chi interpreta sarà più un giocatore offensivo o meno. E a proposito di attaccanti, Caracciolo si marca con due Marcantoni anche fisicamente grandi, oppure magari... Ma Caracciolo è un giocatore straordinario, non voglio dire immarcabile perché non esistono giocatori immarcabili, però Caracciolo in questa categoria io penso il top degli attaccanti, perché è un giocatore che sa far tutto. Ha la struttura, è bravo di testa, è bravo ad alta profondità, bravissimo con i piedi. Ho visto il gol che ha fatto al Varese, quello del 1-0, insomma è un gol da far vedere a Coverciano. Quindi questo vuol dire che le insidie ci sono, ma noi non ci spaventano, anzi dobbiamo sapere che dobbiamo accettare la sfida contro questi grandi giocatori e cercare di far meglio e sbagliare poco. Trost come sta? Trost sta bene. Quindi potrebbe... Sì, sì, sarà sicuramente in campo. Gli altri, mister? Gli altri tutti? Sì, sì, grande Menta, che sapete benissimo, è squalificato, poi anche Manuel ha recuperato dal tendine, Fabrizio Paghera che non è al 100%, però sta molto meglio, quindi... Ma a me, ecco, è il giocatore che sta bene, però chiaramente dobbiamo pensare a che lui è stato 2 mesi completamente inattivo, quindi perché la malattia, quello che aveva avuto, non gli permetteva appunto di fare nessun tipo di attività, quindi è un giocatore che dobbiamo aspettare ancora qualche settimana per pensare che abbia una condizione importante. Posto? Va bene. Grazie. Domani.